Io sono Diego Parasecoli, sono il manager del reparto di Technical Operation qui a Ponte San Pietro, il Global Cloud Data Center, che è anche il campus più grande in Italia, tecnologico più grande in Italia. Come Aruba nasce, diciamo, nel 1994 e durante tutti questi anni abbiamo maturato sicuramente un'esperienza per quanto riguarda la costruzione di data center e anche servizi quali posta elettronica certificata, email, servizi e security anche e soprattutto anche cloud ultimamente. Principalmente noi operiamo ovviamente sul mercato italiano del quale siamo leader, di cui abbiamo quindi tre data center di proprietà, due situati ad Arezzo e uno, quello in cui ci troviamo adesso, che è quello di Ponte San Pietro. Abbiamo già anche in progetto la costruzione di un quarto data center a Roma, si chiamerà l'Hypercloud Data Center. Oltre a questo abbiamo all'estero un altro data center di proprietà in Repubblica Ceca e anche quattro data center posti in strutture partner in quattro paesi che sono la Francia, UK, Germania e Polonia. Tra i principali compiti che abbiamo come gruppo di Technical Operation abbiamo il supporto dei clienti per quanto riguarda interventi di remotenza, ad esempio, che richiedono interventi molto più manuali sui server, come potrebbe essere sostituzione di un disco, sostituzione anche eventualmente di RAM, aggiunta di RAM nelle architetture del cliente, a interventi anche di smart ends. Smart ends vuol dire un qualcosa che richiede anche delle conoscenze un po' più tecniche, come che implicano, diciamo, anche dover interagire con i sistemi del cliente, fare anche magari un problem solving più specifico in base a quello che il cliente ci indica nei vari ticket che eventualmente ci vengono segnalati dall'assistenza. Attualmente abbiamo circa 5 milioni di clienti. Come target copriamo fondamentalmente tutte le tipologie possibili, partendo dalle piccole e medie imprese o anche dai privati, fino ad arrivare a pubbliche amministrazioni, grandi imprese e ultimamente anche imprese internazionali, multinazionali estere, diciamo. Come, diciamo, richieste, a noi è sempre richiesto ovviamente di essere flessibili, cerchiamo sempre quindi di soddisfare tutte le richieste che un cliente ci può fare, partendo anche dallo studio, diciamo, di un'infrastruttura che loro hanno già in essere per essere portato presso di noi, al semplice consiglio anche su quello che potrebbe essere un'infrastruttura più smart e magari anche scalabile in previsione, diciamo, di quello che il cliente ci richiede. Diciamo che quello che vendiamo è, grazie proprio anche a Kingston, un elemento di qualità e di affidabilità che è, diciamo, la primaria esigenza dei nostri clienti. Per noi sicuramente è importante la qualità e quindi la parte di costi, che comunque con Kingston sono sicuramente competitivi, non rientra tra le principali motivazioni per scegliere questo tipologia di memoria. Attualmente nei nostri data center ospitiamo circa 130.000 server, tra fisici e virtuali. Tra le applicazioni e i servizi che supportiamo abbiamo il servizio di mail hosting, che offriamo a milioni di clienti, housing, fino ad arrivare alla gestione dell'intera infrastruttura tecnologica di intere aziende. Come principale caratteristica dei nostri servizi sicuramente vantiamo la scalabilità. Per poter, diciamo, quindi soddisfare questo principio, questa esigenza, necessitiamo di avere partner che ci offrano risposte in tempi brevi e ci forniscano anche hardware in tempi altrettanto brevi. In questo abbiamo trovato in Kingston un ottimo partner che ci può anche, diciamo, supportare nel caso di dubbi su infrastrutture tecnologiche, quale, diciamo, hardware andare a utilizzare al meglio e sfruttare quindi a pieno. Da oltre 10 anni utilizziamo Kingston
come partner, diciamo, sui nostri server. E oltre all'affidabilità e alla compatibilità, abbiamo anche un discorso di scalabilità che ci permette quindi di poter inserire e aumentare le prestazioni dei nostri server senza dover, diciamo, rinnovare interamente il parco macchine. Attualmente in Aruba lavorano circa 700 dipendenti dislocati nelle nostre varie sedi. Nel mio team in particolare diciamo che possiamo dividerci in due principali gruppi. Un gruppo che gestisce i clienti durante gli orari lavorativi classici, quindi durante le ore diurne, è formato da circa 3 persone, e un gruppo invece che è H24, quindi è sempre operativo, e nello specifico, quindi fuori dall'orario lavorativo classico, subentra e gestisce tutto quello che i clienti possono richiedere o anche li accompagna, diciamo, nelle zone dove risiedono le loro architetture, i loro server. Come team di Technical Operation abbiamo diciamo un registro, teniamo comunque traccia di tutto quello che possono essere le performance dei nostri server. Con Kingston abbiamo notato un incremento di queste caratteristiche ed è oltretutto mantenendo anche uno standard, oltre che ovviamente qualitativo, anche economico non indifferente. Ma diciamo che il futuro è sempre guardare all'espansione, al, diciamo, accrescimento delle dei nostri servizi, delle nostre infrastrutture. Pertanto da Kingston sicuramente chiediamo memorie sempre più affidabili, più veloci, con dischi SSD affidabili e veloci, e che siano sicuramente al passo con le architetture hardware che man mano i grandi produttori svilupperanno e faranno uscire sul mercato.